super presto in the morning. Super presto tipo 7. Oggi si va a Milano. Mi hanno invitato alla conferenza di presentazione dell'E-Cube, che è una startup call per la ricerca di idee e progetti innovativi nel campo energetico. Quindi in pratica vado a documentare l'evento. Io non so esattamente che cosa succederà oggi, sono molto curioso, deve essere una cosa molto interessante. Caffettino per ribeccarmi un po'. L'ho bevuto in sezione a Bologna, ma ce ne vuole un altro. Si inizia. Come io penso che un'azienda non vive di solo pane, le iscrizioni sono aperte per le start-up fino al 18 giugno. Faccio i complimenti ai nostri dirigenti, al direttore per avere guardato veramente oltre, no? Ciao startup, stiamo cercando proprio voi. A partire da oggi fino al 18 giugno. Per la call internazionale stiamo ricercando progetti per il gruppo Extra. Extra non è una stella, se non che è una società che sta creando e vuole creare in futuro nuove realtà imprenditoriali, soprattutto nell'ambito dell'energia e delle telecomunicazioni. Dalle smart city al big data, al business analytics, all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili. Sta ricercando delle idee fresche perché vuole innovare il suo modello di business. Le startup sono la maniera migliore per poter collaborare e per poter crescere, ci stanno pure mettendo dei soldi. E soprattutto l'altra grande cosa è che voi potete avere la possibilità in futuro di collaborare con Extra, di lavorare con loro, di farvi crescere. Questa azienda ha 1 milione di clienti, 1 milione di clienti, ma dove lo trovate un'azienda con 1 milione di clienti che vi paga per lavorare con loro? Questa è la call to action. Partecipate ai Cube fino al 18 giugno, iscrivetevi online. Ciao! Ciao, sono Nelson Mangeslai, secondo me le startup sono belle. Finalmente. Non so cosa sia, ma mi ispira abbastanza tanto. Vado a caccia di startupper. È pieno di startupper. Il mio momento preferito è il tempo di rompere un po' le palle alla gente che è qui a farsi i cavoli propri. Tu di che cosa ti occupi? Sicurezza informatica o comunicazione online? Lavoro nel digital e nella programmazione di campagne pubblicitarie. Secondo te qual è la sfida giornaliera che affrontano le startup? Dimostrare di non essere una delle tante. È di rimanere sul mercato con gli altri, di cercare di migliorare sempre. Cercare di... Non litigate però. Capire il valore che ha una startup all'esterno e a chi deve finanziare. Di avere realmente talento. Farsi conoscere e finanziare. Mi veniva tantissimo in mente di finanziarsi. Trovare sempre un'idea nuova e abbia la possibilità di portare l'azienda sempre più in alto. Sono effettivamente capace di metterla in atto effettiva, e questo può dipendere sia dalle competenze dello startup che anche in parte effettivamente dal budget disponibile. Sicuro il posizionamento sul mercato, rubare terreno a quelli che sono i mostri sacri. Se tu effettivamente con questa startup challenge risulti vincitore o comunque ottieni un premio, questo lo puoi utilizzare per implementare anche la tua idea iniziale, quindi magari se già l'idea è ottima all'inizio, con questo finanziamento extra puoi diventare ancora migliore di quella che era in origine. Startup oggi sono magari l'azienda piccola che lavora in un cubicolo con 4 persone, però domani può essere il nuovo Facebook, il nuovo Google. I giovani vanno sempre incentivati con nuovi finanziamenti e nuove idee, soprattutto quelli che hanno voglia di fare cose nuove. Si va!